Bella ragazzi, ora in mano abbiamo un bellissimo strumentino elettronico, il misuratore di luminosità della luce, misuratore della luce, intensità luminosa, chiamato anche luxmetro. E cosa serve? Serve per vedere la luce, l'irraggiamento luminoso, la forza luminosa che c'è nell'ambiente che siete. Esempio, se uno deve vedere se l'impianto dei neon o dell'illuminazione è a normativa, che è risponde a un tot valore di luminosità all'altezza dei banchi, con questo si riesce a fare. Uno vuole vedere quanto irraggia il sole, la luce del sole, la luce di un appartamento, delle camere. Vediamo come funziona. Dietro c'è funziona con tre batterie stilo mini stilo AAA. Adesso non c'è il coperchietto perché l'ho tolto, giusto per farvi vedere come va. Qui si accende, parte la lettura del display e cosa vediamo? Ecco, vedete, lui segna già la lettura, che adesso è regolata in lux, 5675 lux. Se io faccio il cambio di unità è in foot candle 0550 0530. Qua abbiamo la lettura della temperatura, che può essere variata da Fahrenheit e gradi centigradi, 10 gradi, e qui c'è anche la visualizzazione della umidità percentuale in RH, che è 65,6, cioè 65,6% di umidità. Vedete adesso la lettura della luminosità, e qui praticamente dentro c'è un sensore fotoresistivo che varia il valore al variare della luminosità dell'ambiente, naturalmente tutto calcolato per dare queste letture qui. Guardate, se io chiudo col dito il parte del sensore e vedete che la luminosità cala, va a 130, 180, 160 foot candle e adesso ritorna su alta. Vedete? 530. Cambio l'unità, lo metto su lux e dà 6230 lux. Questo è un bellissimo strumentino, costa 30 euro, chi lo vuole glielo spedisco. Lo trovate nel sito metaldetector24.com. Ciao!